Sinergie Moderne Network ha organizzato con la media partnership di Made in Italy, trasmissione televisiva dedicata all'innovazione, un workshop di aggiornamento tecnico sugli ultimi ritrovati e le tecnologie più innovative delle migliori aziende nel campo del risparmio energetico. Nearly Zero Energy Building, questo è il titolo del seminario. Nel contesto di Climahouse 2012 a Bolzano e presso il Four Seasons Hotel, durante tutto il giorno si sono alternati molti relatori e l'occasione è stata importante per il numerosissimo pubblico, oltre 1700 accreditati e più di 900 partecipanti, per avere un quadro più completo della direzione verso la quale il mondo delle costruzioni e risparmio energetico avanzato sta andando. Ma io penso che proprio questa giornata permetta agli interessati di interessarsi di prodotti innovativi per l'edilizia. L'edilizia innovativa, sostenibile, sono termini che forse non descrivono sempre precisamente quello che noi vogliamo. Io seguo forse più l'aspetto di sostenibilità, che è sicuramente anche questa un'innovazione. Sì, io sono qui dalla provincia di Bolzano, dove siamo stati sicuramente influenzati dai paesi Austria, Germania, Svizzera, per cui siamo stati sensibilizzati un po' prima del resto d'Italia. Però io adesso seguo da 20 anni questa tematica e posso dire che anche il resto d'Italia è molto interessato a questa innovazione. E quando ancora 20 anni fa molte tematiche ne erano di tipo ecologico, nel frattempo sono diventate anche economicamente interessanti. Se guardiamo un po' i consumi per l'energia, sono spese che ormai molte famiglie quasi quasi non riescono più a sostenere. E questo in questo senso ha cambiato. Ma la mia azienda è una multinazionale che lavora nel campo dei materiali per edilizia e più specificatamente produce materiali che vanno incontro a quello che è l'esigenza del momento, l'esigenza numero uno, che è quella della conservazione dell'energia, cioè la contribuzione a evitare le dispersioni di calore, va incontro all'esigenza del mondo edile, che è quella di assicurare un involucro traspirante all'abitazione. Infatti noi produciamo membrane traspiranti, prodotti per sigillare queste membrane e per fare gli involucri che contengono le fibre e i materiali isolanti che servono per garantire il giusto isolamento all'abitazione e nel contempo evitare la formazione di muffe e di particolari situazioni di umidità che potrebbero andare ad abbreviare quelli che sono i tempi di manutenzione dell'abitazione oppure addirittura drasticamente a danneggiare questi materiali. Ci occupiamo anche, per quanto riguarda il solare termico, di tutto quello che è l'accessorio per il tetto da montare al di fuori del pannello, sia fotovoltaico che solare termico, ma di tutto quello che è l'accessorio che serve per il montaggio di questi materiali. Per cui il nostro settore è un settore che, meno male, è in crescita perché c'è una sensibilizzazione generale per questo problema, perché oggi nonostante tutto, nonostante la crisi del materiale per edilizia, la crisi dell'edilizia, quando si costruisce si tende a costruire con qualità e quindi si tende a fare delle abitazioni di classe elevata e con poco si è scoperto che si riesce a migliorare la qualità dell'abitazione.